ti dà Tina e oggi siamo qui per fare il Back to School. Eccoci qua con il primo video di quest'anno, Back to School, che ci avete chiesto in tantissimi, veramente state continuando a chiedercelo. Eccoci qua ad accontentarvi. E questo qui appunto è il primo video, diciamo il primo perché ne faremo altri. Infatti quest'anno non faremo come l'anno scorso, che ne avevamo fatto solo uno perché Pippo andava all'asilo, quindi non gli serviva tanto materiale per la scuola, vero Pippo? Ma invece quest'anno ne serve di più, perché? Faccio le elementari. Inizia l'elementare, Pippo farà la prima elementare e quindi quest'anno abbiamo deciso di prendere, dobbiamo prendere più cose per la scuola. Allora, questo Back to School, questo primo video, è dedicato a un sito bellissimo che si chiama Petit Fernand, francese, vi lasceremo naturalmente qua sotto il link. È un sito favoloso, ragazzi, ci sono tante cose utili per la scuola e potete tutte personalizzarle scrivendoci sopra il vostro nome, poi potete scegliere come scriverlo, che colore, veramente tantissime cose. Okay, e quindi è bellissimo. Comunque adesso apriamo, vediamo cosa, facciamo vedere che cosa abbiamo preso noi. Vai Pippo. Ah, naturalmente vi lasceremo qua sotto anche la loro pagina Facebook e Instagram, così potete andare a curiosare. Ah, qui ci sono due libretti. Sì, in questi due libretti ci sono, ok, ci sono le etichette, perché servono tante etichette per i libri, i quaderni, eccetera. Allora, le abbiamo fatte, queste qua sono le mie, infatti il libretto è un po' più fine, e quelle lì sono di Pippo. Quante? Allora, infatti io ho preso solo questo qui perché poi cioè, ho voluto prendere più cose per Pippo per farvi vedere. No. Comunque, questo qui guarda che carino, Petit Fernand, con questo personaggio troppo tenero. No, ma è tutto appiccicato. Sì, sì, perché dentro ci sono le etichette, vedi che carine. Ma da qui io sto... No, lui stava prendendo dall'altro lato. Allora, etichette personalizzate per identificare tutto e non perdere più nulla. Il panda. Hai visto? Allora, queste qua sono le mie. Vedete? Queste qua. Ho scelto io tutte le... cioè, come farle. Lo sfondo, la scritta, di che colore, che stile. E poi ho scelto anche il personaggio da metterci vicino. Come potete vedere, vedete? Sì, qua, la farfalla. Sì, sì, sì. Ok. Ok, Pippo, non rovinarle queste qui, aspetta un attimino, mettiamole giù, dopo le facciamo vedere. Quindi, appunto, potete scegliere, ci sono tantissimi personaggi da mettere vicino, come il cupcake, l'arcobaleno, cioè troppe cose bellissime. E queste qua sono per, sono semplicemente adesive e le utilizzerò per i libri. E qua dentro. Ok, ce ne sono due pagine, sono uguali. E qua spiega anche le altre etichette, gli altri tipi, che però... Adesso ve le fa vedere Pippo, perché per Pippo le abbiamo prese di tutti i tipi, così ce l'ha per tutto. Ah, ok, allora. Queste qui sono le etichette col panda. Sì, aspetta, col pandino. Devo fare io. Vai, sì, giusto, falle vedere tu. Aspetta, più da vicino panda. Così. Queste qua, vedete che carine. E sono queste qui per, cioè sono etichette adesive per i vestiti. Perché gli elementari vogliono tutto con i nomi, quindi... E poi io lo faccio. E poi, alla fine, guardate cosa ci sono. Sì, alla fine ci sono anche questi adesivi bellissimi che potete attaccare nei quaderni, comunque dove volete, quindi bellissimo. Anche e sui cosa... vestiti. Sì, no, sui vestiti non penso. Comunque, appunto, queste qui sono per i vestiti e... non, cioè, queste qui non si rovinano quando poi andate a lavarli naturalmente i vestiti nella lavatrice, sono fatte appunto poi ci sono, aspetta Pippo, ce ne sono anche gli altri tipi, ci sono queste qui che sono termoadesive, quindi si incollano con, sempre per i vestiti, con il ferro da stiro, e sono queste qui. Sì, Pippo le ha volute tutte così quadrettate, azzurre con il panda, vero? Così il panda, cioè, troppo carino. Poi ci sono etichette adesive per gli oggetti. Queste qui sono molto semplici, le fate semplici per le matite, pennarelli. Sto molto. Così ce l'ha? Di caldo. C'è anche caldo, perché fa molto caldo. Ok. Wow, ragazzi, guarda Pippo! C'è l'etichetta anche di Petit Fernand. Sei troppo carino. Petit Fernand, fan d'azione. Poi ci sono etichette adesive per le scarpe. Sempre azzurre col pandino. Tutta azzurra col pandino. Poi, vediamo un po'. Queste qui. Ah, c'è anche la pellicola adesiva che protegge le etichette per le scarpe. Queste qua trasparenti, così non si possono rovinare. Poi, anche se voi qua... cadete, se anche voi cadete. Ok. Poi, ci sono queste qui che sono per gli oggetti. Questa volta le abbiamo prese gialle.
Cioè, sono tantissime. Poi anche questo qui per gli oggetti, questa volta di nuovo blu. E poi questo qui, vedete, è un piccolo regalo, regalino per voi. Se è troppo carino, ci hanno messo questo regalino qua con tutti tantissimi sticker. Quindi, troppo carino, ragazzi. Quindi potete scegliere sia di prenderne solamente un tipo di etichette, come ho fatto io, oppure un kit con tutti i tipi di etichette. Ah, ok, iniziamo dalla prima cosa, che questa è mia. Che Sì. sono sbagliato un sacco per La mettere merenda. da. Bravissimo. Infatti, questo sacco però l'abbiamo preso con un kit. Cioè, c'era l'opzione sacco più la borraccia che gli faremo vedere dopo. E abbiamo scelto questo. Con il bradipo. E c'è scritto Keep calm and be lazy. Quindi stai tranquillo e sii pigro come il bradipo. Quindi troppo carino. Bellissimo di tela. Dentro ci potete mettere la merendina. Poi. Ah, faccio vedere la borraccia, visto che era quella borraccia. Questa è la borraccia. No, questo qui è la... Poi il portamerenda. Quella lì, bravissima. Ok, aprila tu. Allora, la borraccia è bellissima perché è termica. E poi potete scegliere anche con un'opzione a parte di cambiare il tappo, di prenderlo colorato. Ci sono tanti colori, naturalmente. E noi questa volta l'abbiamo scelto, cioè non abbiamo scelto il tappo colorato, però magari la prossima volta. Eccola qua. Ah, c'è anche il biglietto, vedete, borraccia termica in acciaio inox 100%, quindi Ah, bellissimo. ok, vi faccio vedere Ok. quella intanto con questa macchina che passa vicino, si può Sì, dire, una palma. una E poi chi c'è palla. dietro? Il Poi tuo qui c'è animale una scheda. preferito? Il surf. E poi c'è? No, squalo! Anche qui Con c'erano tantissimi. l'infradito. Con l'infradito, quindi molto simpatico. Anche qui c'erano tantissimi disegni, potete scegliere tantissime cose. Ok, però vi ho scelto lo squalo perché è bellissimo lo squalo. Il tuo Ultima animale preferito. cosa, Aspetta, vediamo. c'è questo qui. Appunto, abbiamo deciso di mettere il suo nome. Vedi che carino. Abbiamo scelto lo stile come prima il colore, quindi molto, molto carino. Wow, sotto c'è scritto anche qua Petit Fernand. Mi E poi c'è il mettono. tappo. Ok. Quindi è aspettate, non mi ricordo. Sì, termica. Quindi potete portarvi, che sono un tè caldo e tiene bene il calore. Bellissimo. Poi. Poi con la palla da calcio. Sì, il portamerenda lunchbox. Bellissimo. Anche questa qui con il suo nome. Facciamolo vedere, Pippo. Guardate cosa c'è. Arancione. E c'è la palla da calcio col bimbo, quindi è dedicata al calcio. Quindi squalo e calcio, bellissimo. L'abbiamo scelta verde. Ma c'erano anche qui gli altri colori. Lo stifan, vogliamo vedere come fa. Sì, ha tantissimi, tantissimi scompartimenti. Allora, C'è per esempio. scritto qua. Ciao, lì è questo. Ah, sì, quello lì da mettere qua. Allora Ovviamente. vi passo di Sì. qui. C'è uno Sì, un spazio. divisore dove potete, ti puoi dividere tutta la merenda. Poi qui c'è Poi. Donato. Sì, Qui c'è questi due. Donato. E poi appunto c'è la base. Infatti, qua la fa vedere. Sì, qua fa vedere come è composta, quindi è molto carino, veramente. Anche il pacco arriva tutto carino, incartato bellissimo. E poi ci sono anche le istruzioni, cioè il manuale dove c'è scritto da che cosa è composto il prodotto. Quindi è troppo carino. Pippo, ti piace? Per la scuola sei a posto. E poi, ok, niente, è finito. Il momento più bello, il lancio del pacco. Ok, comunque, quindi abbiamo preso la lunchbox, bellissima, la borraccia termica, molto molto utile, tutte cose molto utili. Facciamo già il finale, va che sto morendo di sete. Sì, ok, mettiamo anche Più questo che qua. sette caldo. Ah sì, fa tantissimo caldo, ragazzi. Ma più di Poi la sette. sacca, ok. Mi raccomando, andate anche voi a curiosare su questo sito a prendere qualcosina perché hanno tutta roba bellissima, carina, troppo pucciosa, cioè molto molto carina. E scriveteci qua sotto nei commenti che cosa avete preso. Vero Pippo? Sì, ok. Lo Inoltre saluto alcuni di oggi, voi. bravissimo, e in particolare Madi e Aya, che sono fratelli e sorelle, quindi tantissimi bacioni a voi. Manda un bacione a Pippo. No. Poi Ginevra tedesco, Mirko con l'account Angela Lops, Anna Criscione, Leonardo Bruno MG Slime, Nina Lachina, che vuole essere salutata sia da me che da Pippo, quindi bacioni a te Nina. Ciao Nina, la topolina. Ok, saluti. Poi Fabiana Cordone, Siria Saccoccia, Aida più il cugino Pietro,
Sì, avevano l'account Aida e Pietro la Gioia. Io mi bevo Pietro. Ok, poi Beatrice con l'account Gaetano Consorti, Angela Tegon, Barbara Francavillese, Sally Magoi, Simone Zaza, Samuel De Duoni, che ha un canale, quindi mi raccomando, seguite. Quindi seguitelo. Poi Consolatina Taumaturgo, Veronica Noto, che ha un canale anche lei, quindi seguite anche lei. Poi Vincenza Garofalo, Simone Barcella, sì. Poi Mattias, che è un bimbo fantastico, ha 4 anni e ci segue sempre. E ha detto anche che ci imita, quindi wow, veramente sei troppo dolce. Quindi ti mandiamo un bacione enorme, vero Pippo? Bacione a Mattias. Poi mi piace, proprio un account che si chiama così, Anna Pisano. Poi Alessia 04, che ci ha scritto una dedica, una bimba fantastica, adesso la leggiamo subito, su Instagram. Ci ha scritto: ciao Tina e ciao Pippo, mi potete salutare in un prossimo video? Potete leggere la dedica? Siete i migliori, vi amo troppo. Tu Tina sei una ragazza bellissima e tu Pippo sei simpaticissimo. Vi adoro, grazie. Baci da Alessia. Bacioni, anche noi ti mandiamo tantissimi baci. Se vuoi vendi. Tutti i cuoricini, bravissimo. Poi Abdul Sacco, che ha fatto il compleanno il 1 settembre, quindi tantissimi baci a te. Ok, Pippo parla giapponese. Poi Jason Burhis e Joy BTH. Ne approfitto perché queste ultime due persone ci hanno scritto sotto un video che non le avevamo salutati. Semplicemente, anzi, forse è così, sarà andato il vostro commento dove ci chiedavate di essere salutati, sarà, o l'avete scritto sotto un commento, non so, vecchio, quindi non andiamo sempre a vedere gli altri commenti dei video vecchi, oppure è andato nelle spam, quindi noi non l'abbiamo letto. Se anche voi vi accorgete che da tanto che ci avete chiesto di essere salutati non vi abbiamo ancora salutato, basta che ce lo riscrivete come commento, cioè unico commento, non sotto commenti di altri, così noi lo vediamo, vero Pippo? E vi salutiamo tutti, vero? Quindi, grandissimi baci e abbracci a tutti voi, vi stringiamo fortissimo, ok? Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se sei iscritto al nostro canale così per attaccare tutti i video, creare questo video con i vostri amici e arrivati e stai sta bomba. Bomba, bravissima, vi portateci bellissimi commenti come fate sempre, noi vi ringraziamo tantissimo. Tra un po' altri video back to school, ragazzi, quindi pollice in su. E quindi, saluti da... Tina, I pari ci ciao!